Per questa esperienza ci serviranno latte intero, acqua distillata, limone e finocchio. Misuriamo 250 ml di latte. Riscaldiamo il latte senza farlo bollire. Aspettando, affettiamo il limone. Una volta pronto, spegniamo la fiamma e spremiamo il limone nel latte. Mescoliamo il preparato e lasciamolo raffreddare. Passiamo alla preparazione dell'omogenato di finocchio. Affettiamo il finocchio a pezzi. Più piccoli saranno, più veloce sarà la preparazione. Misuriamo 250 ml di acqua distillata. Portiamo ad ebollizione e aggiungiamo il finocchio sminuzzato. Aspettiamo 30 minuti. Frulliamo il nostro omogenato con cura. Lasciamolo raffreddare. Iniziamo a filtrare il siero del latte facendo attenzione. Filtriamo anche l'omogenato di finocchio schiacciando il composto. Assicuriamoci che siano almeno 100 ml. Io ne ho prelevati 110. Aggiungiamo 50 ml del siero di latte. Mescoliamo la soluzione. Come in ogni laboratorio, laviamo la nostra vetreria, che in questo caso sarà domestica. Trasferiamo il composto in un recipiente largo, o comunque assicuriamoci che lo strato sia sottile. Inforniamo con modalità ventilato a 40-60 gradi. Dopo circa 10 ore spegniamo il forno. Lasciamo il composto a temperatura ambiente per diversi giorni. Io ci ho impiegato 6 giorni esponendo il composto anche al sole. Una volta rassodato, stacchiamolo dal contenitore. Ecco la nostra bioplastica, si presenta appiccicosa, modellabile ed elastica, l'odore è dolciastro, accumulabile a quello dell'uva passa. Nel siero del latte sono presenti più tipologie di proteine, ma quelle che ci interessano sono le sieroproteine, che reagiscono con le pectine presenti negli scarti di finocchio. A questo punto ricaviamo dei piccoli pezzi, prima schiacciandola e poi ritagliandoli. Well, I
Nominiamo i bicchieri che andremo ad utilizzare per fare le prove di biodegradabilità. Per questo utilizzeremo acqua, aceto, limone, bicarbonato, candeggina, un chiodo e del terreno. A questo punto aggiungiamo in ogni bicchiere un pezzo di bioplastica. Seguono le varie prove di biodegradabilità. I nostri pezzi di bioplastica nell'acqua e nell'aceto si sono completamente sciolti in 3 giorni. Il succo di limone con il tempo è evaporato, ha portato comunque alla formazione di muffa. Ciò significa che la bioplastica è biodegradabile. Il bicarbonato, il pezzo introdotto, si è disidratato, però con l'aggiunta di acqua sciolto completamente in una notte, ovvero un terzo impiegato con l'acqua. La candeggina, la prova è andata a rilento. Però la base in questione ha consumato la bioplastica dall'esterno verso l'interno. Prova di biodegradabilità con il metallo non ha avuto successo, poiché è stato utilizzato un metallo antropizzato. Nel terreno la bioplastica si è completamente biodegradata. Il risultato era prevedibile, visto quanto accaduto nell'acqua e a contatto con il succo di limone. Infatti, considerando l'acqua igroscopica e la presenza di microrganismi nel terreno, della bioplastica non c'è più traccia dopo un monitoraggio di 3 giorni. I love your scent and she sent me on my way. I'm not giving up, baby.